Teopolitano, peccato per questa promozione sfumata, però il Pescara dinanzi agli occhi di tutta Italia ha fatto un figurone col Bologna. Sì, siamo contenti di come ci siamo arrivati e per le prestazioni che abbiamo ottenuto in finale, però rimane ancora un grandissimo rammarico per non essere arrivati dove meritavamo di arrivare. Dispiace soprattutto per i tifosi che siete andati a salutare a termine della gara del Dallara. Sì, dispiace per i tifosi, dispiace per la città, dispiace a noi stessi, perché comunque era un sogno che volevamo raggiungere tutti quanti. Per Matteo Politano quella che si è appena conclusa è stata una stagione con i fiocchi, hai giocato tutte le partite sempre ad altissimi livelli e hai segnato anche gol importanti. Sì, sicuramente è stata una stagione da incorniciare, perché comunque sia con mister Barone sia con Oddo ho fatto tutte le partite, quindi non potevo chiedere di più da questa stagione. Da questa stagione si pensa già alla prossima. Matteo Politano, è inutile nasconderlo, è finito nel mirino di diverse società. Dove giocherà il prossimo anno e qual è anche la tua volontà? Ma questo ancora non lo so, perché non ho parlato ancora col procuratore, perché ancora era presto. Però comunque per prima cosa dobbiamo parlare con il presidente e con la Roma, comunque per vedere il fatto della comproprietà. Poi una volta deciso chi è la mia squadra, vedrò magari dove sarà il mio futuro, magari sarà ancora qua. Però se dovesse, Matteo, arrivare una chiamata dalla Serie A, sarebbe difficile anche per te dire no? Beh, sicuramente sì, perché comunque quello, una chiamata Serie A sarebbe il sogno comunque di tutti, quindi difficile da rifiutare.